Ringrazio tutti i presenti per aver preso parte a questo evento. Un ringraziamento particolare va alla delegazione del Forum Giovanile di Santa Anastasia e alle delegazioni di Urbe Roma, Marcianise e Nocera Infedute. Terra mia, terra d'amore, terra dove splendeva il sole, terra sorda che non ode le urla della gente che si ribella a chi di lei si burla. Terra di sogni volati via come fogli, terra di mare, ahimè, mare di male. Terra di tutti, ma da pochi amata, perché per la propria ingrondigia l'ha sfruttata. Terra da tutti contesa, ma da nessuno difesa. Terra che una volta serbava ricchezze e ora sprigiona amarezze. Terra di inganni, terra di imbrogli, terra satura di azzeccagarbugli. Terra dai colori, sapori e odori sbiaditi, che a breve potrebbero essere smarriti. Terra mia, terra di tutti, terra abitata da una generazione di matti, terra conservatrice di oscuri segreti, di cose che non si dovevano sapere, ma che stanno uscendo con la semplicità con cui nasce un fiore. Terra mia, terra d'amore, terra dove le persone si sentono sempre più sole. Terra mia, terra malata, terra di gente che non l'ha abbandonata e di chi in passato l'ha dovuta lasciare, ma che nonostante tutto porta nel cuore la speranza di poterci tornare. Urbe è un'associazione che nasce a carattere nazionale, è nata a Roma e si sta diffondendo pian piano in tutta Italia. Ci sono già diverse decine di sezioni su tutto il territorio nazionale. Lo scopo fondamentalmente di questa associazione è quello di trovare un punto di incontro tra due generazioni che mai come oggi sembrano così distanti, la generazione che ci ha preceduto e la generazione dei nuovi giovani, di quella generazione che da qualcuno sarà definita la generazione dei bamboccioni, ma in effetti questi bamboccioni hanno ancora una voglia di fare, una voglia di costruire il loro futuro, di costruirselo da soli, con le proprie mani, cercando nella generazione precedente quell'esperienza che possa sposare che si possa sposare con quella voglia di fare, con quella fame di successo e di responsabilizzarsi pure. È per questo che Urbe nasce anche nella zona vesuviana. Urbe Vesuviana fondamentalmente abbraccia un po' tutti i paesi vesuviani, anche perché la disfatta sociale dei nostri paesi è evidente, le nuove generazioni sembrano quasi non pensare più al futuro, rimanere quasi in una campana di vetro, attati da quella che è la realtà dei fatti. Ed è per questo che Urbe Vesuviana cerca di ripartire da una presa di coscienza, cercare di muovere l'orgoglio della mia generazione, della nostra generazione, ma delle generazioni che anche verranno dopo di noi, per poter ripartire, per poter appropriarci di una nostra dignità, delle nostre origini. Terra mia, le mediterranee acque non più così lucenti lambiscono le tue sponde, perché troppi rifiuti fluttuano tra le tue onde. E qui sei giunti per la tanta gente che per ometà tacque. Si leva dal cratere un silenzio assordante, dietro le nuvole un sole sempre più nero si cela, e sembra che sorridere non sia più così importante. Già Totò, Peppino e caro Troisi, addirittura il cielo sopra di noi è entrato in crisi. E qui per il veleno non serve a fondo scavare, e un compromesso con la natura risulta arduo stipulare. Ma nonostante il tuo nome qui noi non sappiamo campare, che sotterrare morte con criterio non ci permette di ricominciare. Terra di mare, sole e vacanza, davvero qui per noi non c'è più speranza? Che scempio essere additata come terra dei fuochi, ma soprattutto dispensatrice di sogni sempre più fiochi. Eppure feroce è l'urlo di protesta, non perpetuo lamento, bensì alba di prossima rivoluzione, per chi ancora crede in una tua purificazione, poiché noi, il nostro futuro, non accetta alcuna soppressione. Stasera siamo qui per la premiare un concorso di poesia che ha avuto l'oggetto il famoso tema della Terra dei Fuochi, il concorso intitolato appunto Urbe premia la poesia Terra mia, terra di, che serve fondamentalmente a sensibilizzare l'opinione dei giovani sul proprio territorio, capire cosa i giovani di oggi pensano di questo, del
del nostro territorio, cosa si aspettano per il futuro. E la raccolta di poesie, diciamo, ha riscosso abbastanza successo, soprattutto nell'ambito del liceo Torricelli, da quale sono arrivate una ventina di poesie. E la caratteristica principale di questo concorso è stato il bandirlo sia per la lingua italiana che per il napoletano, per il dialetto napoletano. Questo perché? Perché noi crediamo che mai nulla come il dialetto napoletano possa in un certo modo far riscoprire, far capire come realmente, cosa realmente si pensa del nostro territorio. È un mezzo che riesce a farci riscoprire, che ci riconduce in modo più forte alle nostre origini. A mia famiglia era Picciarillo, un anno camminando da terra soia, chiudevano funucchio, e struscinandosi un troppo cazzo diceva: «Magno, magno, vaiù, non fai tutto sangue». Oggi, a terra nonno sta sempre là, non è cagnato, almeno a così pare. O nonno mo, non ci sta più, e papà mio, camminando in da chilo terreno, che chi ne ricorda, raccogliono funucchi Picciarillo, senza odore né sapore. Con raggio forte in do coro, oietto in terra senza somagna. Come accarezza capilla, e con malinconia moricio. A camorra, tutto anguaiato, frutta e verdura a fortemente contaminato. Che se una terra avvolanata, la terra nostra, la terra dei giochi, oggi viene chiamata terra dei fuochi, dove chi mangia il suo raccolto non fa più sangue, ma come diceva mio padre, ietto sangue. Picciò, figlia mia, combatte sempre l'illegalità, porriavi salute e felicità. Ho scritto questa poesia in napoletano perché penso che scrivendola in napoletano io sia stata più diretta con le persone che mi hanno sentito sui problemi che ci sono nella nostra società, e quindi l'ho scritta proprio per far capire a tutti, soprattutto al mio popolo, che bisogna reagire, non dobbiamo rimanere con le mani in mano, perché possiamo farcela, è quello il senso, quindi non bisogna stare a mani vuote e senza fare niente, dobbiamo fare qualcosa per il nostro paese, dove siamo nati, difendiamo le nostre radici, quello che siamo. Terra mia, terra di storia, di partigiani caduti per la patria, di rivoltosi cui resta soltanto memoria, che per anni subito han la sorteria, ma non sono rimasti in disparte, combattendo l'oppressore chiunque gli sia. Terra mia, terra d'arte, di cultura e teatro, di musica e sapere, di chi lo studio non è solo carte, ma una passione che oltre i libri sa vedere, che colpisce tutti al cuore come ammirare stelle nel ciel cadere. Terra mia, terra d'amore, di chi ci è vissuto e mai l'ha abbandonata, assaporando una vita piena d'ardore, di chi c'è nato e gliel'hanno strappata, come fossero giochi, impediti a coloro che la salute è ammalata. Terra mia, terra di fuochi, della camorra e della sua sporca gente, con le armi annienta quei pochi oppositori di questo regime nascente, con la paura governano il crimine, con la munizia uccidono ogni vivente. Terra mia, terra di speme, sperando che fresca come piante e non rimanga seme, che si liberi da questa rima di Dante, e poi rinasca questa mia terra, terra d'eroi, di giovani come noi. Premieremo 5 ragazzi stasera, e le cui poesie sono state premiate per originalità, forma, stile. E speriamo che questa sia solo la prima di una lunga serie di eventi, di momenti di incontro, indetti da Urbe Vesuviana. Speriamo che il nostro gruppo riuscirà a crescere. Per adesso siamo 15 ragazzi, cerchiamo nuovi ragazzi che abbiano la stessa fame, la stessa voglia di fare che abbiamo noi, ma anche adulti capaci di regalarci la loro esperienza. Mare in tempesta, terra d'aria, vento di protesta, terra di fuoco, un brusio di sottofondo, terra nostra, lo specchio di un nuovo mondo. Qui ci sono gli occhi dell'ingegno, in una mano un sogno, nell'altra lo sdegno. Sotto i piedi sono ricordi accartocciati, rotolano sperando di essere raccattati. Lì i frammenti di un puzzle sgredolato, non ricordi, altri volti l'hanno strappato. Oggi un pezzo, domani un altro, questo è un sorriso ricomposto pian piano. Sussurro dell'acqua, parola dell'aria, la voce di una fiamma non più ordinaria. È Napoli, terra nostra, non di nessuno. Lo senti questo caldo? È la forza di ognuno.
permettetemi giusto un secondo prima di premiarla, perché io penso che tutta la nostra presentazione potevano anche non farla. Questi ragazzi hanno colto in pieno il significato della parola urbe, hanno colto in pieno il significato del problema della terra dei fuochi, e io sono emozionato e scusate per le parole, ma non ne ho adesso. Per augurare a tutta la cittadinanza di Sant'Anastasia e Somoe Suiana gli auguri di buon Natale e di felice anno nuovo, per ringraziare in modo particolare Don Ciccio D'Ascoli per averci messo a disposizione questa splendida sala, per essere stato presidente di commissione di questo concorso.